Emiliano Babilonia, che è un ricercatore indipendente di tecnologie e fenomeni inspiegabili, inventore e studioso dell'occulto, UFO, fantasmi e cerchi Negrano, sfere di luce, altre tecnologie, studioso di geoingegnerie, giusto? Geoingegnerie, ARP, satelliti spia, altre tecnologie con scanner 3D, biometrici, strategie tattiche, tecnologie per la difesa, esperto di sistemi avanzati web e tanto altro. Allora, grazie a tutti, benvenuti in questo posto. Praticamente è stato un evento che doveva praticamente aprire la porta a dei convegni all'interno di questo centro commerciale, e la cosa importante che noi stiamo facendo qui in questo luogo è poi divulgare quello che noi stiamo facendo attraverso le ricerche, attraverso i sistemi di controllo mentale, le scie chimiche, l'elettromagnetismo che ci attacca praticamente tutti i giorni. Noi veniamo bombardati 24 ore su 24 da radiazioni anomale che operano attraverso determinate tecnologie che sono il wireless, i campi elettrici, i campi elettromagnetici. Io vi voglio far ascoltare un'intervista che ho fatto io a un generale di carabinieri, adesso ovviamente in pensione. Questa intervista vi deve far capire come vengono effettuati degli esperimenti su di noi attraverso le tecnologie di controllo e manipolazione. E sentite bene che cosa dice un generale, cioè una persona militare che ha operato nel mondo, diciamo, delle tecnologie più avanzate che possono essere definite tecnologie militari. Ascoltate questa intervista, che è una cosa molto importante. Pappalardo. Signor Generale, gli volevo fare alcune domande un po', diciamo, particolari. Che cosa ne pensa di queste tecnologie che in realtà dovrebbero essere utilizzate per fare indagini, invece vengono utilizzate per spiare le persone, per spiare anche le forze dell'ordine che fanno il proprio lavoro onestamente, le proprie indagini onestamente? Quando c'è un vertice che non ha morale, che cura solamente interessi propri, che pensa solamente al profitto, tutto viene utilizzato in quella direzione. Quando il popolo ha perso il senso della fede e della morale, a quel punto arrivano questi sciagurati che usano le tecnologie che sono valide. Signori, le tecnologie sono valide, siamo noi che le usiamo impropriamente o in maniera tale da ricavarci comunque dei profitti. Ecco, se noi cambiamo tutte queste situazioni capovolgendo con questo nostro progetto che proviene dal di dentro, e allora lei vedrà che quello che lei mi sta dicendo non accadrebbe mai più. Quindi lei pensa che le scie chimiche, le armi ad energia diretta, le ARP, il MOS potrebbero causare tutte queste catastrofi che stanno causando? Io penso che ci siano dei fenomeni strani o degli esperimenti strani che stanno facendo sulla nostra pelle, per motivi che ci sfuggono. Però io dico una cosa molto importante, questi esperimenti li fanno perché c'è un popolo acquiescente e non è tollerabile che questo venga tollerato da esseri umani che devono essere padroni della loro esistenza e della loro dignità. Noi miriamo a questo obiettivo di fare degli uomini e donne che possiate prendere il destino con le vostre mani. Ci sono degli esperimenti, credetemi, molto dannosi. Pensate che un medico mio personale mi ha messo una pietra, ce l'ho qui in tasca, la voglio prendere. Mi ha detto portala sempre. È una pietra particolare che neutralizza alcuni effetti elettromagnetici da parte di certi satelliti che vengono indirizzati verso certe persone per annientarle. Da parte io di certi preso, satelliti. Mi sono messo a sorridere, ma poi ho detto a me stesso, ma perché sorridere? Neutralizza alcuni effetti elettromagnetici. Ascoltate bene, il generale dice che ci sono delle tecnologie che neutralizzano le frequenze del corpo delle persone attraverso i sistemi satellitari. Ascoltate bene. Da parte di certi satelliti che vengono indirizzati verso certe persone
orientale. Io l'ho preso, mi sono messo a sorridere, ma poi ho detto a me stesso, ma perché sorrido? E se fosse vero? Intanto me l'ho messo in tasca, non si sa mai. Neutralizziamo questi effetti dannosi sulle persone. Non è possibile, cari amici, che si stanno verificando e stanno venendo fuori malattie che nemmeno si conoscono e che nemmeno si riescono a studiare, con la complicità. Ed è questo che io voglio aprire, che voi dovete in qualche modo valutare per fare le debite riflessioni, con la complicità delle case farmaceutiche, che non sono debitamente controllate. Questi stanno abusando della nostra vita, propinandoci di tutto, medicinali che potrebbero anche non essere dati, perché debbono assolutamente guadagnare su tutto. Noi faremo un'attenta valutazione. Pensate che un generale dei carabinieri, il comandante del Rosso, mi ha detto la più grande indagine che noi faremo è proprio sulla casa farmaceutica. È là che scopriremo il più grande imbroglio contro la salute degli uomini. Ma questo lo può fare solamente una classe dirigente politica avvenuta, colta, preparata, esperta. A me dispiace che non sia qui con me il professore Salvatore Rainò, ma avrebbe meglio di me parlato dei danni che stanno facendo alla vostra salute. Avrebbe detto: state attenti a quello che stanno facendo ai vostri danni. Voi per esempio vi bevete l'acqua contenuta in queste bottiglie, non sapete che vi state ammazzando ogni giorno? Ma è meglio bersi l'acqua del rubinetto che corre, almeno quello corre, quella sta in una bottiglia di plastica per tanto tempo, per 2 anni, e si producono veleni, anche perché vengono conservate male, al sole, e lì nella bottiglia c'è scritto non esporre l'acqua al sole, e le bottiglie sono esposte al sole per mesi, e poi dicono una persona su 5 in Italia si ammala di cancro allo stomaco, e c'è meno. Vi ho fatto ascoltare una piccola parte dell'intervista che ho fatto io personalmente al generale Antonio Pappalardo, che ovviamente come entrato in politica l'hanno subito indagato da tutte le parti, la Digos che lo controlla a destra e a sinistra. Però purtroppo io non volevo parlare del fatto che il generale ha detto queste cose, essendo una persona militare che è stato 40 anni all'interno di determinati posti dove hanno utilizzato determinate tecnologie avanzate che vengono praticamente anche attestate su noi popolazione italiana, su noi con i vaccini, con il sistema del controllo HARP, con il sistema delle scie chimiche. Ma la cosa importante è un'altra, che praticamente molte persone che in Italia cominciano ad avere acufeni, mal di testa, opacizzazione della cornea dell'occhio, gravi disturbi fisici e psicologici o addirittura hanno delle patologie che non venivano riscontrate prima e che adesso vengono praticamente amplificate e riscontrate sul corpo. Secondo voi chi guadagnerebbe attraverso tutto questo? Ve l'ha detto anche il generale, le industrie farmaceutiche, gli ospedali, tutto ciò che è la vendita di un sistema che praticamente non c'è, la vendita di un sistema che praticamente crea soldi e denaro attraverso le vendite di questi sistemi. Ci vogliono tutti malati cronici, questo è. Deve venire qui però per fare la domanda. Sì, 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 l'abbiamo chiesta che pietra era. Ma posso dire dalle mie ricerche che una semplice pietra non riesce a bloccare un attacco con una frequenza d'onda convogliata in gigawatt, perché è come se noi ci mettiamo all'interno di un forno a microonde, accendiamo il microonde e ci vogliamo proteggere con una semplice pietra. È praticamente impossibile. Se pensate che a Caronia, a Canneto di Caronia, prendevano a fuoco i circuiti elettrici, circuiti elettronici, si bloccavano le centraline delle macchine, pensate che un attacco con un'arma di energia diretta di questa elevata potenza è in grado di penetrare addirittura
muri di 20 metri di cemento armato, in grado di vedere 100 metri sottoterra. Pensate che in Egitto stanno utilizzando ultimamente dei radar russi potentissimi, riescono a vedere fino a 100 metri sottoterra perché stanno trovando le nuove piramidi, i nuovi siti archeologici in tutto il continente praticamente dell'Egitto, e hanno già riscontrato che ci sono numerose tombe sepolcrali che stanno nel sottosuolo. Ovviamente parliamo di tecnologie di centinaia di milioni di euro, perché tante persone dicono: va bene, io la compro su internet, non è possibile acquistare una tecnologia che è in grado di creare frequenza gigawatt e che penetra praticamente muri di cemento armato di 20 metri. Però abbiamo un'altra cosa. Io tanti anni fa ho aperto una radio web dove praticamente prendevo le testimonianze delle persone che venivano irradiate con queste tecnologie. La radio web è Emiliano Babilonia Spreaker, e poi abbiamo creato una seconda radio web che era Emiliano Babilonia Mixcloud. La radio web prende le testimonianze, quelle più importanti, quelle che veramente sono più scientifiche, più tecniche, di persone che si trovano all'interno della propria abitazione ma non si accorgono praticamente di essere irradiati o attaccati da determinate tecnologie, ma hanno gravissimi malessere e gravissimi disturbi. Allora molti di questi vanno dai dottori, vanno praticamente dallo psicologo, dallo psichiatra, per andare a vedere che cosa gli sta succedendo. Allora che cosa succede? Che il dottore, se ti presenti dal dottore e gli dici: io sento le voci in testa di una persona che mi parla, il dottore gli dice: ah, schizofrenia, bipolarismo, sei malato di mente, prende e ti imbottisce di farmaci. Ma noi abbiamo capito che qualcuno, attraverso le radiofrequenze della corrente elettrica, che è un'antenna che praticamente sta in tutta la nazione italiana, perché si propaga attraverso il campo magnetico e attraverso i cavi elettrici che vengono amplificati o propagati attraverso il sistema dell'elettricità a livello nazionale, che utilizzano una frequenza dei 50 Hz. Io ho fatto delle analisi all'interno della mia abitazione, all'interno dell'abitazione di altre persone, e abbiamo riscontrato che le frequenze dei 50 Hz erano totalmente amplificate. Cioè, vi pensate che cosa vi può fare una frequenza di 50 Hz sparata, fissa sul corpo, che interagisce con i centri nervosi centrali del vostro corpo? Il nostro corpo è un'antenna, e noi attraverso i centri nervosi ricepiamo queste frequenze, queste interazioni. Pensate se qualcuno ha la possibilità di avere una sorta di tecnologia che permette di sparare la frequenza del dolore o la frequenza del mal di testa sulla popolazione italiana, e ci sono su 70 milioni 20 milioni che incominciano ad avere il mal di testa, cefalee, disturbi, intontimento, ipnosi, insonnia durante la notte, o addirittura fanno sogni che sembrano messaggi subliminali. Addirittura ci sono molte persone che mi hanno contattato e mi hanno detto: a me mi sta succedendo tutto questo, non riusciamo più praticamente a dormire durante la notte, io sono costretta a dormire in mezzo a un prato. Io personalmente ho preso una tenda, mi sono messo con 4 rilevatori di campi elettromagnetici, un rilevatore della risonanza di Schumann, la risonanza di Schumann e la risonanza terrestre, sono andato in mezzo a un prato e mi sono messo a fare delle analisi. Per quale motivo in mezzo al prato i disturbi diminuiscono dal 50 all'80% e quando entriamo dentro casa abbiamo praticamente tutti questi disturbi all'interno del cervello? Esistono delle semplici app, delle semplici applicazioni che serve per vedere la potenza del campo elettromagnetico dentro casa, arriva praticamente alle stelle, ma nessuno ci pensa a questo. Abbiamo addirittura fatto dei test con i wireless per vedere la potenza dei wireless all'interno della nostra abitazione. Allora ho parlato con un grande ricercatore, ho parlato anche con Rosario Marciano, uno dei più esperti nelle scie chimiche, anche Raffaele Cavaliere me lo può confermare. Quando abbiamo parlato con pure Raffaele Cavaliere, ha fatto parecchie denunce relative alle scie chimiche, al controllo mentale e tante altre situazioni che sono state riscontrate attraverso delle patologie psicologiche.
Che cosa è successo? Che abbiamo fatto queste analisi, abbiamo preso queste persone, le abbiamo messe all'interno di una cappia di Faraday che scherma dal 50 all'80% le frequenze provenienti dall'esterno, e erano scomparse le patologie. Allora, se sei un malato di mente, uno schizofrenico, hai tutti i tipi di disturbi, hai patologie, tutte frequenze dirette all'interno del cervello, com'è possibile se entri in una gabbia del genere e ti scompaiono queste frequenze? Perché ce le inducono determinate patologie. L'industria farmaceutica, l'industria bellica, l'industria delle banche è quello che viene definito in Italia una delle industrie più onerose, perché guadagnano miliardi. Lo sapete quanto ha fatturato l'anno scorso la Finmeccanica? Dite una cifra. 80 miliardi di euro. Ma in Italia stiamo facendo la guerra? No, ma chi vendono tutte queste armi e tutte queste tecnologie? Tutti a comprare questo F-35, costruiamo il nuovo caccia all'F-35. Ma che cosa ci serve questo F-35? Non ci serve niente. Allora la Finmeccanica che cosa ha fatto? Siccome il mercato più oneroso che fa guadagnare miliardi alle persone è l'industria delle tecnologie militari aerospaziali, la Finmeccanica che cosa fa? Diventa una società per azioni, indovinate di che cosa? Di tecnologie aerospaziali. Il giochetto è fatto, perché se io voglio irradiare una popolazione con delle frequenze, con radar a scansione sintetica, o con frequenze millimetriche, o frequenze scalari, come faccio a collegare tutta l'Italia con queste frequenze, secondo voi? Ma se voi vi mettete la parabola di Sky e ve ne andate in Germania, non prendete quale Sky? Se voi ve ne andate in Puglia e mettete la parabola di Sky, non prendete Sky? Il giochetto è fatto, ci sparano delle frequenze ad onde convogliate sul corpo per crearci patologie indotte. Purtroppo alcune persone fortunate, alcune persone sfortunate sono più sensibili a questi campi elettromagnetici, e chi crea questa tecnologia lo sa, perché conoscono determinate frequenze del cervello e sanno come funziona la mappatura cerebrale e sanno quale parti si sollecitano del cervello e quale interazioni o frequenze devono creare la patologia. Allora io ho fatto un test. Mi chiamano delle persone e mi dicono: io come entro dentro casa ho dei gravissimi disturbi. Allora noi che cosa facciamo? Siamo andati praticamente a casa loro, abbiamo messo le antenne, abbiamo fatto un'analisi. Io ho un elettroencefalografo dove faccio l'elettroencefalogramma e determinate analisi per vedere determinate frequenze e grezze del cervello. Abbiamo fatto l'elettroencefalografo in stato ipnotico, in stato di rilassamento, in stato di alterazione cerebrale, e abbiamo notato che durante la notte ci creano uno stato di sonnambulismo e narcolessia. Per quale motivo? Perché il cittadino italiano dal lunedì al venerdì deve andare a lavorare, perché poi il sabato e la domenica gli creano delle patologie e deve spendere, deve uscire, deve spendere, deve acquistare. Ma com'è possibile che in Italia adesso c'è la dipendenza al gioco in modo così? La gente dice: oddio, se non gioco mi sento male. La dipendenza addirittura a determinati farmaci. Adesso siamo diventati elettrosensibili. Io ho mai sentito una patologia che una persona si avvicina vicino a una presa della corrente elettrica e si sente la voce in testa che gli dice tutte parole strane. Cioè, o sei un telepate del film Matrix, o c'è qualcuno che sta utilizzando la tecnologia di controllo mentale per operare attraverso le nostre frequenze cerebrali. E questo è il giochetto che loro stanno creando. Quando praticamente io ho fatto l'intervista con Corrado Malanga, ovviamente Corrado Malanga su tutti i numeri e formule, però meno male che l'ho bloccato prima di parlare, ho detto: professore, mi raccomando, tutti i numeri, formule, infine a più. Quando gli ho parlato delle tecnologie che interagivano con il cervello umano e con le frequenze del controllo mentale, lui mi aveva detto del fatto anche delle tecnologie addotte, tecnologie aliene, tecnologie militari. Però io dai miei studi credo che le
tecnologie che stanno utilizzando adesso sono tecnologie che vengono definite aliene, ma potrebbero essere tecnologie molto avanzate, con un'evoluzione che noi non siamo in grado ancora di comprendere. Poi tanta gente mi dice, ma io ho il microchip, ma vi siete chiesti che cosa c'è dentro questo telefono? Un localizzatore GPS, ce l'avete tutti il telefono, tutti ce l'avete associato addosso questo telefono, due telecamere, una che vi vede davanti e una che vi vede di dietro. Non avete capito a che cosa serve? Vi devono vedere in tempo reale 24 ore su 24. Hanno messo addirittura i microfoni intelligenti, riconoscimento vocale, biometria, scansione del riconoscimento dell'irite, riconoscimento della biometria facciale. Il touchscreen può prendere le vostre impronte digitali. Questo è il microchip che hanno associato a tutte le persone del territorio nazionale italiano. E il giochetto è fatto. Tanti anni fa vidi un film, questo film si chiamava Echelon, parlava di alcuni scienziati che praticamente stavano creando delle tecnologie militari e le stavano vendendo a una società in Italia. Questa società in Italia voleva sapere praticamente, cioè una delle forze armate in Italia voleva sapere come funzionavano praticamente queste tecnologie, le famigerate microspie che vengono definite, che ce l'abbiamo tutti addosso all'interno di telefoni. E voglio ricordare a molte persone che non è che se io stacco il mio telefono e me ne vado per strada loro non riescono ad interagire con i telefoni degli altri. La smart city vuol dire collegare tutte le persone all'interno di una rete avanzata che controlla e spia tutti in Italia. Avete fatto caso a una cosa? Io stacco, levo la sim del telefono, metto modalità aereo, vado sotto una galleria dove non prende il campo, chiamo il 112 e il telefono parte la telefonata. Non avete capito a che cosa serve quel numero telefonico? Quel numero telefonico e quella frequenza non viene designata all'interno dei nostri telefoni, perché è una frequenza segreta, una frequenza di soccorso. Quella frequenza è quella che ci controlla, è quella che ci spia. Sanno con un localizzatore GPS satellitare dove stiamo in tempo reale. È quello il loro scopo, ma non viene utilizzato per fare le indagini, perché sennò un Totorina non ha 50 anni di latitanza, un Bernardo Provenzano non ha 50 anni di latitanza, ma bensì queste tecnologie servono per spiare le persone, non per fare indagini. Addirittura l'altro giorno c'era, come si chiama quello che non si trova in Italia, quello lì che hanno dovuto chiamare i lagunari, come si chiama quello che aveva ucciso Igor? Igor non si trova, lo Stato italiano chiama l'esercito, le forze speciali, i lagunari. Ma ce ne rendiamo conto? 1000 soldati per trovare Igor, ma chi è sto Igor? Cioè rendiamoci conto, non trovano Messina Denaro, però quando Messina Denaro acquista acquista una società navale, non dico il nome, per 1.300.000.000, i 1.300.000.000 escono all'estero, ma guarda che strano, arrivano le forze dell'ordine e sequestrano 4 zattere, 2 navi arrugginite, una capanna che hanno detto che era un resort di lusso, una capanna. Che vi fa capire questo? Che qualcuno ha riciclato dei soldi dello Stato, l'ha presi fuori, via, all'estero. Dopo io fermo tutto, sequestro quello che posso sequestrare e ho fatto una bella figura, bloccato un mega latitante, colpo al latitante. Ma quale colpo al latitante? Ma secondo voi, ma un Messina Denaro che è uno dei più miliardari esistenti in Italia, non so, hanno calcolato 7-8 miliardi di beni, quello sta in Italia sta a fare latitante secondo voi? Ma se voi ci avevate 1 miliardo in contanti, stavate in Italia a fare latitante? Io con 1 miliardo in contanti lo sai dove stavo? All'isola Caima, così, tutto il giorno a mangiare a coste, e ogni tanto andavo lì dalla cassa e prendevo $100 e me li spendevo. Dovevo campare 300 anni per spendere tutto 1 miliardo di euro in contanti. Purtroppo quando uno parla di queste tecnologie viene considerato uno scomodo. A me mi hanno bloccato tutti i canali di internet, i canali di YouTube, i canali di Facebook, mi hanno creato vari danni a livello dei social network, ma mi bloccavano un canale, io il giorno dopo ne aprivo 2, me ne bloccavano 2, io il giorno dopo ne aprivo 4. Adesso ho talmente tanti canali e talmente tanti mail
ricordo io quante ce n'ho, perché ne ho fatte talmente tante, talmente ho aperto talmente tanti canali, perché ho dovuto praticamente capire ed interagire con coloro che mi volevano bloccare a forza tutti i canali e tutte le mie ricerche che io facevo. Ovviamente io, essendo un elettrotecnico e essendo un esperto di determinate tecnologie, mi sono messo lì di punta. Infatti molta gente mi vede qui al centro commerciale e mi dicono: ma che fa questo poveraccio tutti i giorni qui 24 su 24 davanti a 3-4 computer, dopo 4500 video, 1600 post sui miei canali e sui blog, due radio web, quattro canali di YouTube, il mio primo blog, ricercatori di fenomeni inspiegabili nel mondo, vittime del controllo rurale, satelliti spia e tantissimi altri canali che io ho aperto, ho incominciato a capire ed interagire con queste tecnologie. Pensate che io andavo su internet e mi bloccavano le indirizzazioni dei miei stessi canali. Cioè io entravo con un altro computer, andavo su Google, mettevo, che ne so, vittime del controllo rurale, non compariva. Ma com'è possibile, scusa? È il mio sito, è il mio canale, non compariva. Tutto questo serve solo per farvi capire solamente una cosa. Purtroppo ci sono delle istituzioni nascoste e segrete che operano attraverso determinate frequenze che vengono considerate frequenze in natura, ma che in realtà sono frequenze ben occultate, per poter dire un indomani che se voi rilevate con un elettromagnetometro oppure un rilevatore dei campi elettromagnetici, un jammer, un analizzatore di spettro, determinate frequenze vi diranno: no, questo è il VHS della RAI che ancora praticamente trasmette, oppure vi diranno: no, questa è la frequenza del telefonino, questa è la frequenza del wireless. Lo sapete quanti wireless voi riuscite a prendere dentro la vostra abitazione? Avete fatto mai la prova? Lo sapete che i test lo fanno su un solo wireless? Prendono un ripetitore wireless, fanno il test e dicono: allora arriva fino a questa certa frequenza, vuol dire che è idoneo, può andare bene, non crea nessun tipo di disturbo. Ma voi dentro casa vostra prendete il wireless di quello di sotto, il wireless di quello di sopra, il wireless del vicino, a destra, a sinistra, sopra, sotto. Io prendo con una piccola antennina così 46 wireless. Ve lo immaginate 46 wireless che cosa vi fanno sul corpo? 24 ore al giorno quando dormite durante la notte? Io vedo i bambini piccoli, do un consiglio ai genitori: non regalate i cellulari ai vostri figli, o perlomeno regalate cellulari che non hanno emissione di campi elettromagnetici più elevati. Tanta gente compra il cellulare, quello di pochi soldi, addirittura il cellulare cinese, e noi abbiamo visto che alcuni determinati telefonini sparano radiazioni e frequenze continue perché non hanno ricezione, e allora devono sempre amplificare in continuazione il campo. Ovviamente qui ci sono dei preamplificatori o degli amplificatori che servono proprio per rimodulare determinate frequenze, per far sì che il telefono sia sempre in rete. Perché deve stare sempre in rete? Perché se non c'è il campo non telefoni, non spendi i soldi. È quello il loro scopo. Però da questa cosa qui finisco il discorso delle tecnologie del controllo del sistema che praticamente viene utilizzato da questi, diciamo, mercenari che operano sopra le istituzioni. Perché io ho fatto delle interviste e testimonianza sui miei canali con persone che mi contattavano, e vi dico, persone delle forze dell'ordine che vengono attaccati con queste tecnologie, mi hanno detto: io sono 20 anni che sto all'interno della Polizia di Stato e mi hanno buttato fuori dalla polizia perché venivo attaccato e irradiato con determinate frequenze e tecnologie che mi hanno definito un malato di mente, un pazzo, uno schizofrenico. Quando io vedo la televisione e sento: il padre di famiglia ha preso un coltello e ha sterminato la propria famiglia, poi si è messo sui gradini di casa, fumava la sigaretta come se niente fosse, e poi ha chiamato le forze dell'ordine e gli ha detto: pronto, ha ucciso la mia famiglia. Come ha ucciso la sua famiglia? Sì, ma che è, uno scherzo?
sull'intercettazione si sente, la potete trovare su YouTube, aveva chiamato le forze dell'ordine e ha detto no, venitemi a prendere, ho ammazzato la mia famiglia. Il sistema Manchurian Candidate, la programmazione neurale, la programmazione del cervello di una persona, può far sì anche di creare questi anomali attentati che stanno succedendo in tutto il mondo. Perché se una persona che crede alla propria religione, come è successo in Italia, quello in Alta Italia si sentiva la voce che gli diceva strappati gli occhi, quello ha preso e si è strappato gli occhi. Chi te l'ha detto? La voce mi ha detto che mi dovevo strappare gli occhi. Pensate se qualcuno di qualche religione pensa, oppure si sente in testa, prendi un Kalashnikov, entra dentro una chiesa, ammazza tutti. Chi te l'ha detto? La voce me l'ha detto. Tutto questo serve per creare una psicologia, la psicologia del terrore, che interagendo con tutti i sistemi che operano attraverso la sicurezza di Stato e attraverso la sicurezza del cittadino, a che cosa fa pensare questo? Che qualcuno dice non abbiamo sicurezza, non abbiamo tecnologie, che cosa dobbiamo fare? Acquistare le nuove tecnologie, miliardi, miliardi. Vi siete mai chiesti quanto guadagnano nuclei operativi deviati in Italia? Avete mai visto quanto guadagnano i servizi segreti occulti in Italia? È uscito quanto guadagnano i parlamentari, quanto guadagnano determinati politici, ministri, ma quanto guadagnano questi occulti? Non si sa niente, perché non è dichiarato niente. L'Italia, come tante altre nazioni nel mondo, non pensano al cittadino come sta, che non ha la pensione, che non riesce a campare a fine mese, non riesce ad arrivare a fine mese. L'Italia pensa come manipolare la mente delle persone per costringere il cittadino che non ha, che non arriva alla fine del mese, a fargli spendere quelle 300 euro di pensione per andare a giocare al Superenalotto, al gratta e vinci. Quello gli interessa all'Italia, perché è un giro di miliardi che arricchisce i sempre più ricchi, non la popolazione italiana. E con questo finisco. Grazie a tutti. Vi voglio ricordare i miei canali di YouTube, Emiliano Babilonia, che lo trovate su YouTube. Ho una domanda da Raffaele Cavaliere, però ti voglio qui, Raffaele. Mi metto così, non giro le spalle né a loro né a voi. Tu hai detto che hai montato una tenda su un prato e hai misurato la frequenza Schumann. È ancora 786 o è maggiorata? Allora, la frequenza Schumann è leggermente maggiorata. E una bellissima domanda. La frequenza Schumann sembra che si sta stabilizzando alle frequenze delle patologie del cervello umano. Perché come camuffano una determinata frequenza? Le frequenze della fondamentale non è una sola, sono varie. Corrado Malanga mi disse, sono state fatte delle ricerche, hanno messo delle persone dell'università all'interno di una stanza e gli hanno sparato le frequenze di 50 Hz, che sono le frequenze della corrente elettrica nazionale italiana. Si sono accorti che dopo qualche ora incominciavano ad avere nevralgie, disturbi, intontimento, tutte patologie derivanti a queste frequenze di controllo e di manipolazione. Quindi pensate che cosa ci fanno a noi dentro casa, sparandoci queste frequenze. Molte persone addirittura sono costrette a staccare la corrente elettrica perché il campo magnetico crea determinati disturbi. La frequenza della fondamentale è un ottimo sistema, cioè la fondamentale è la frequenza del campo magnetico terrestre, è un ottimo sistema per occultare queste tecnologie di disturbo e manipolazione mentale. Eugenio, un altro tecnico, sempre del Centro Italiano Ricerca. Scusa, Raffaele, io sono viva, non sono morta, quindi ammetti se ti piace, lo metto e me lo rimetto, non è un simbolo di morte, il teschio si usa in disegno per studiare l'anatomia, sappilo, e questo dico.
Anzi, il teschio, se tu vai a scuola di disegno, te lo fanno studiare prima perché devi sapere bene la posizione del viso. Allora, una domanda. Non è morte. Un attimo, abbiamo una domanda. Sì, quello che mi chiedevo, diciamo, è stato complimenti veramente per tutto quello che avete fatto, state facendo e farete ancora. Allora, noi come pubblico che possiamo fare? Possiamo prendere atto, fare i nostri pensieri, fare... E comunque che possiamo altro fare? Vi possiamo chiedere aiuto e quindi ci dovete anche dire cosa fare. Grazie. Un applauso a questo signore che ha fatto una bellissima domanda. Un grande applauso. Intanto prendere consapevolezza, che è importantissimo, no? Essere già consapevoli è già tanto. E poi piano piano come muoversi. Perché uno si va a documentare, chiede, e quindi secondo me è la cosa migliore. L'informazione e la consapevolezza. Ah sì, adesso vi dico la pietra, anche il rame comunque. La fungite, fungite. Ti voglio salutare. Allora, volevo dire solo un'altra cosa. La prima cosa che dovete fare è non dormite con la luce accesa durante la notte, perché le frequenze possono essere rimodulate per tirarvi delle gravi patologie. La seconda cosa, non dormite con i telefonini vicino al comodino, vicino alla testa, perché queste emanano radiazioni di continuo per prendere e ricevere segnali dalla rete wireless, dalla rete Bluetooth, dalla rete telefonica 3G, 4G e l'ultima il 5G. E poi cercate di fare una cosa, andate nei prati, andate sulla spiaggia, che la gente non va più in questi posti, si rinchiudono tante volte, pure l'estate fare una camminata, andare in questi posti, essere più sereni, una camminata a Villa Panfili, tante volte fa rigenerare il corpo, fa rigenerare la mente e uno si scollega da tutte le attività quotidiane e che vengono fatte praticamente tutti i giorni. Io ringrazio il centro commerciale Casetta Mattei che ci ha dato praticamente la possibilità di fare questo evento e voglio ricordare il Centro Italiano Ricerche, ovviamente in collaborazione abbiamo fatto questo evento con Emiliano Babilonia e a presto pubblicherò molte ricerche, molte mie nuovi video su internet e su tutti i vari canali di YouTube. Un saluto a tutti amici, grazie per essere venuti oggi a questo evento. Applauso Emiliano.